Tra leggende metropolitane e radicate convinzioni popolari, mi sa che ci voleva una top del genere da tenere bene a mente. Non tanto per decidere se mangiare o meno al McDonald's e affini, ma se credere incondizionatamente a tutto ciò che gira sull'internet, come se fosse verità assoluta, senza fare neanche un minimo di controllo su fonti ufficiali attendibili. Io ve lo dico, regà. Ocio. E quindi ben trovati su WatchMojo Plus Italia con la top 10 miti più assurdi sul McDonald's. Non credevo che li avrei mai difesi, ma è arrivato anche questo momento. Alla numero 10, Pink Slime, cioè la melma rosa. Qui si parla di uno scandalo alimentare venuto fuori negli States nel 2011. Intanto però vi racconto che è sto Pink Slime, tradotto in italiano come melma rosa. Si tratta di una poltiglia a basso costo ottenuta da scarti di carne bovina messi in una centrifuga per separare la parte magra dal grasso e poi trattare con un soffio di gas di idrossido di ammonio per uccidere eventuali batteri. Bene, questa poltiglia veniva aggiunta alla carne macinata per aumentarne peso e volume. Il caso Pink Slime è scoppiato quando lo chef e food blogger Jamie Oliver criticò pubblicamente il prodotto nel suo programma televisivo statunitense, facendo pressione sui fast food come McDonald's e altri affinché smettessero di usarlo nei loro prodotti. E così è stato. Quindi se prima non era un mito, adesso lo è. Diffidate di chi continua a ripetere che c'è, perché in realtà niente più Pink Slime nei prodotti Mac ormai da parecchi anni. Alla numero 9, frullati con grasso di maiale. Wow! Per un certo periodo molti vegetariani si sono chiesti se alcuni dei prodotti più popolari di McDonald's fossero effettivamente privi di prodotti animali, come la logica avrebbe voluto che fossero. Ovviamente non sto parlando dell'hamburger di carne, parlo delle patatine e, udite udite, degli shakes e del gelato soft. Sì, avete capito bene. Girava infatti voce che questi prodotti contenessero grasso di maiale. Allora, per questi due prodotti dolci si tratta di una leggenda metropolitana, forse nata dal fatto che originariamente il Mac chiamasse il suo frullato shake e non milk shake. Boh, evidentemente pensavano che il liquido bianco fosse succo di grasso di maiale, non lo so. Comunque il sospetto era assolutamente infondato. Invece, per quanto riguarda le mitiche patatine, bisogna fare una distinzione tra States ed Europa, perché i regolamenti sulla somministrazione degli alimenti sono molto diversi. Infatti, negli States, un tempo, le patatine erano cotte nel sego di manzo. Ora invece, da anni, si usano solo oli vegetali, ma per dare quel saporino che piace tanto agli americani, vengono aromatizzate con sapore di manzo. Al contrario, le patatine europee sono sempre state senza derivati animali. Alla numero 8, apple pie senza mele. Uno dei dolci più amati e iconici del Mac statunitense è l'apple pie, che è presente nel menù dagli anni 60. In Australia, invece, girava voce che questi tortini non fossero fatti con le mele, ma con il chayote. Mai sentito parlare del chayote? Io no, fino ad adesso. Ma vedete che cosa si scopre con le top di WatchMojo Plus. Possono essere erudenti. Si può dire erudenti? Sì, mi pare di sì. Insomma, che erudiscono, che ci fanno conoscere cose. Allora, il chayote, appartenente al la famiglia delle cucurbitacee, quella delle zucche, per capirsi, è uno degli ortaggi preferiti da sempre in Australia. Il frutto sembra una pera, però ha un sapore più simile alla zucca. Può essere cotto al forno, bollito, utilizzato per i piatti salati o dolci. L'intermezzo in stile Benedetta Parodi è finito. Però era necessario per capire che in Australia sto chayote è usatissimo in tantissimi modi. Però quello che non si capisce è come gli australiani abbiano cominciato a credere che i tortini del McDonald's fossero fatti con questo e non con le mele, perché McDonald's continua ad affermare di utilizzare mele Granny Smith o Fuji o quel che l'è, però comunque solo e soltanto mele. Alla numero 7, hamburger con vermi. Sapevo che sarebbe arrivata prima o poi. Però, essendo probabilmente la loro voce più popolare in assoluto del menù, l'hamburger di McDonald's è forse il prodotto che ha ricevuto il maggior controllo nel corso degli anni. L'azienda è stata in vari momenti accusata di aggiungere cose folli ai suoi hamburger di manzo, ma una delle accuse più bizzarre è quella che afferma che nel macinato ci siano pure dei simpatici vermetti. Questa
voce è in circolazione da decenni. Si dice che McDonald's metta i vermi, o meglio, per essere più precisi, i lombrichi, come riempitivo economico negli hamburger come modo per risparmiare denaro. Ma tranquilli, è falso. Non è vero? Poi, per carità, visto come stanno andando le cose, non è detto che un giorno l'hamburger ai vermi non sarà inserito ufficialmente in tutti i fast food del mondo. Alla numero 6, carne di canguro. Sì, i lombrichi non sono l'unica sostanza che si dice entri in un hamburger del Mac. A causa di tutte le voci che girano intorno al processo di produzione, McDonald's Canada offre sul suo sito web una sezione di domande e risposte. E il canadese Michael P. ne ha approfittato e ha chiesto quanta carne di canguro ci fosse in ogni hamburger. Attenzione, non se ce ne fosse, ma quanta! E la compagnia ha dato questa risposta ironica. Niente, non c'è assolutamente carne di canguro in nessun hamburger, non da McDonald's Canada e nemmeno da McDonald's Australia. I loro hamburger sono semplicemente capovolti. Non sono sicura del motivo per cui si possa immaginare di cucinare gli hamburger usando il canguro, visto che è un'opzione molto più costosa del buon vecchio manzo, ma la fantasia della gente è infinita. Alla numero 5, bulbi oculari di mucca. E andando avanti con la fantasia inesauribile della gente, quando pensa a cosa ci possa essere mai negli hamburger di McDonald's, un'altra leggenda metropolitana diffusa da anni è che il Mac utilizzi persino bulbi oculari di mucca come riempitivo per gli hamburger. Secondo lo USDA, cioè lo United States Department of Agriculture, i sottoprodotti di carne bovina, compresi quindi i bulbi oculari, devono essere indicati sulle etichette, perciò se fossero presenti nell'hamburger sicuramente lo sapremmo. Inoltre, gli occhi di mucca sono in realtà piuttosto ricercati per lo studio dell'anatomia in laboratorio e quindi sono molto costosi. Alla numero 4, aree gioco convertite in lounge per fumare erba. Stravagante? Assurdo? Incredibile? Già, così incredibile che infatti non è assolutamente vero. Nel 2015 alcuni siti di fake news hanno iniziato a mettere in giro la notizia che alcuni McDonald's in Colorado stessero convertendo le loro aree giochi per bambini in lounge o speciali capsule per fumatori dove i clienti potevano fumare marijuana. Dato che lo Stato aveva recentemente legalizzato la droga, la gente si è inventata sta notizia, anche se in realtà però non aveva alcun fondamento di verità. Eppure questa fake news è ritornata a circolare anche nel 2018. Cioè, è proprio vero che più una notizia è fake e più fa fatica a morire. Alla numero 3, il cibo di McDonald's non ammuffisce. Uno dei miti più persistenti sul cibo di McDonald's è in realtà uno che in qualche modo è vero, tranne per il fatto che non vale solo ed esclusivamente per il cibo di McDonald's. Mi spiego meglio. Nel corso degli anni ci sono state persone che hanno condotto esperimenti nel tentativo di dimostrare che il cibo di McDonald's non ammuffisce perché è pieno di porcherie chimiche. Hamburger di piccole dimensioni, esaminati parecchio tempo dopo l'acquisto, sembrano pressoché invariati e non presentano muffe o segni visibili di marciume. Verissimo! Ma è anche vero che ulteriori esperimenti hanno dimostrato che anche un piccolo hamburger preparato a casa si comporta esattamente allo stesso modo. Infatti, se non ci sono salse o insalata o cipolle che contengono un'alta percentuale di umidità, oppure se l'hamburger non è chiuso nella plastica, il pane si secca e la carne cotta si asciuga e indurisce, impedendo lo sviluppo della muffa, quindi invecchia senza ammuffire. Certo, non è da mangiare, ma niente di miracoloso e nemmeno niente di chimico, quindi, e soprattutto non succede solo con gli hamburger di McDonald's, ma con tutti gli hamburger. Alla numero 2, 100% manzo è ingannevole. Un'altra convinzione comune su McDonald's, che è completamente falsa, è quella che afferma che la catena utilizza il nome dell'azienda 100% beef, cioè 100% manzo, per poter usare queste parole in modo ingannevole nel proprio marketing. Ma perché ingannevole? Perché la leggenda metropolitana afferma che gli hamburger del Mac non sono fatti con manzo vero al 100% e quindi possono mentire usando questo trucchetto. Però la realtà, nonostante quanto possa sembrare incredibile, è che gli hamburger di McDonald's sono fatti davvero al 100% con tagli interi di manzo, prelevati dal quarto anteriore e dal fianco. E non aggiungono nulla, se non una spolverata di sale e pepe.
tutte queste pseudo certezze che crollano. Potrebbero anche crollarne delle altre, se non vi iscrivete subito a questo fantastico canale. E alla numero 1, carne di animali mutanti. E arriviamo all'apice della creatività con ovviamente la numero 1. No, davvero, quando si tratta di inventare voci sulle catene di fast food, la gente proprio si bizzarrisce. Oltre al rumor sul fatto dei polli geneticamente modificati usati da un'altra catena, il KFC, nel 2000, in Brasile è partita una voce online secondo cui McDonald's avrebbe tenuto nei propri laboratori animali geneticamente modificati, allevati appositamente per essere trasformati in carne per i loro prodotti. Si diceva che le presunte creature non avevano né arti né corna, né occhi né coda, e avevano cartilagine al posto delle ossa e la testa con le dimensioni di una palla da baseball. E per finire, erano alimentati attraverso tubi collegati direttamente allo stomaco. Questa sarebbe decisamente orribile, però per fortuna è anche decisamente falso. Allora, che ne pensate di questa lista? Sapevate che tutti questi sono miti? Per fortuna, oserei aggiungere. Fatemelo sapere nei commenti e direi anche di condividere questo video a tutti gli amanti e non di McDonald's.